Cosa vuol dire essere genitori adottivi? Può l'adozione ricucire le fratture traumatiche della perdita e dell'abbandono? E in che modo si possono alzare i veli sul confuso mondo del passato senza intaccare nuove possibilità di vita? Quali sono i percorsi per sostenere i genitori adottivi? Queste sono alcune tra le tante domande le cui risposte sono state date nel corso del convegno Verso e oltre l'adozione, tenutosi sabato 14 maggio alle 15.30 nella sala del comune di Battipaglia, convegno che ha riscosso un notevole successo in termini di quantità e qualità, sia per le corpose presenze del riscontro della diretta web, sia per lo spessore dei relatori e degli argomenti trattati. Soddisfazione per le co-organizzatrici dell'evento, la dottoressa Anna Cappuccio, psicologo clinico e psicoterapeuta, e l'avvocato Laura Landi, presidente della Camera per i minori di Salerno. Dottoressa Cappuccio, si è appena concluso Verso e oltre l'adozione. È stato veramente un forte momento di riflessione su questo tema estremamente delicato e importante. Certo, i contenuti sono stati tutti molto intensi emozionalmente e molto sentiti. Abbiamo avuto una grande partecipazione da parte del pubblico per quanto riguarda proprio l'argomento dell'adozione e per quanto riguarda il percorso della genitorialità e quindi delle dinamiche emozionali, psicologiche che sono alla base del percorso adottivo e del percorso genitoriale in generale. Sempre legati a questi temi, che cosa organizzerà in futuro? Certamente questo evento che si è tenuto oggi a Battipaglia nei prossimi mesi verrà tenuto anche a Napoli e a Roma, proprio per continuare questo percorso di confronto su un tema che è così importante, così intenso, profondo e così attuale. Accanto a questo verranno formati nel prossimo autunno dei gruppi di supporto alla genitorialità con dei genitori che verranno formati proprio con le coppie di genitori adottivi. Avvocato Landi, tiriamo un pochino le somme, visto che le sfaccettature del ventaglio di argomenti sono state tantissime. Assolutamente sì, sono stati tantissimi gli spunti e dobbiamo dire è stato molto apprezzato anche l'apporto di tutta la platea. La cosa che è emersa in modo inequivocabile è che le adozioni sono un incontro di emozioni, un incontro di aspettative, di bisogni da parte di persone che vanno a creare un nuovo legame. Questi incontri e questi legami poi devono evolvere in una nuova vita che va creata con il sostegno e l'apporto anche di tanti operatori che devono continuare a dare il supporto necessario a queste persone, a questi adottanti e gli adottati che si avviano per un nuovo percorso familiare. Nello specifico, che cosa è emerso? Ecco, è emerso il bisogno di non abbandonare in solitudine di sentimenti colui che viene adottato solo perché si pensi che ormai abbia raggiunto un risultato e non deve essere abbandonato colui che adotta solo perché si pensa che ormai ha ottenuto un figlio. È una famiglia che deve ancora crearsi e che va aiutata a crearsi in questo modo. Dottoressa De Bono, il suo tema, narrare e narrarsi, l'importanza dei gruppi nel post-adozione. Sì, è molto importante far sì che le coppie siano seguite anche nel post-adozione, soprattutto attraverso questa impostazione di gruppo che permette a ogni coppia di avere questa disposizione emotiva all'ascolto di sé e dell'altro che favorisce poi l'avvicinamento a quelle parti del bambino che sono rimaste lontano e che chiedono di essere avvicinate dal genitore per essere digerite, trasformate, elaborate. Il genitore deve essere capace, con le sue competenze più emotive, più affettive, a stare vicino alla sofferenza del figlio. Due parole sul convegno. Credo che sia stata una bella soddisfazione per tutti gli organizzatori, per noi relatori. C'è stata veramente una bella partecipazione anche del pubblico. Infatti alla fine ci sono state anche delle domande o riflessioni molto interessanti che fanno capire che gli argomenti trattati da tutte le relatrici è arrivato dentro e questo mi fa veramente molto molto piacere.